Ma io ho preparato per voi una relazione il più possibile dettagliata perché credo che al di là delle impressioni che comunque vi comunicherò, diciamo più politiche e anche personali della stagione, io credo che sia necessario anche rispetto al lavoro che fanno i mezzi di comunicazione, che non sempre è completo, dettagliare quello che è successo in questi mesi, dalla fine dell'autunno scorso. Quali sono i provvedimenti che ha preso il governo e qual era la situazione che aveva trovato, quella nella quale ci troviamo adesso? Ma io direi, diciamo, intanto una cosa. La settimana prima delle dimissioni di Berlusconi, il governatore della Banca d'Italia, Visco, che non è parente dell'ex ministro delle Finanze, Ignazio Visco, aveva detto, 10 giorni prima per la verità, che mentre era in corso la tempesta sul mercato del debito pubblico greco, che l'Italia avrebbe potuto garantire un ritorno sicuro dei prestiti che i cittadini, le istituzioni facevano comprando il debito pubblico italiano fino all'8%. Quel mercoledì, il tasso di interesse da pagare, quel mercoledì in cui poi arrivò, dopo una votazione in cui Berlusconi ebbe 3 voti di scarto, il governo Berlusconi, in cui arrivarono sostanzialmente la salita al collo di Berlusconi e le dimissioni, il tasso che l'Italia pagava, doveva pagare per riuscire a vendere sul mercato il proprio debito, i propri BTP decennali, stava sfiorando quota 7,7-7,8. Cioè noi eravamo in una condizione di non più certezza di poter garantire il ritorno dei soldi a coloro che li prestavano allo Stato italiano. E come tutti voi ricorderete, questo termine che è entrato nel linguaggio di tutti noi, lo spread, cioè la differenza tra il tasso che pagava il governo italiano per il proprio debito e quello che pagava il governo tedesco per il proprio debito, stava intorno a quota 600, cioè 6 punti in più doveva pagare il governo italiano e i prestatori di denaro per cercare di vendere il proprio debito, per invogliare a comprare il proprio debito. Terzo dato, si diceva in quelle ore, noi eravamo in riunione permanente con il segretario nazionale, il gruppo ristretto della Camera e del Senato, che nelle casse del tesoro italiano, quando sono entrati i nuovi ministri, fosse stata reperita una cifra intorno ai 20 miliardi di euro, cioè una cifra che basta per qualche settimana di pagamento degli stipendi pubblici. E noi eravamo quindi alle soglie di una situazione molto vicina a quella greca, che è una situazione, io lo voglio dire, che caratterizza tutta la crisi economica finanziaria occidentale, che ha avuto una prima fase un po' dopo la metà del primo decennio degli anni 2000, che si è caratterizzata per una crisi della finanza privata, seppur intrecciata con quella pubblica, ma voi ricorderete i crolli delle grandi agenzie di finanza privata americana. Crollo del debito privato, perché a partire dagli Stati Uniti il debito delle famiglie, il debito delle persone fisiche verso le banche per l'acquisto di beni, per l'acquisto di immobili si era trasformato poco a poco in una ruota di carta, per cui questi debiti erano divenuti valori interscambiati tra banche private, dico banche per dire in generale istituti di credito, e questo aveva in realtà generato una bolla speculativa fatta di nulla, non più basata sui dati dell'economia reale, che aveva portato al crollo di grandi organizzazioni finanziarie. Questa crisi si è trasformata verso la fine del primo decennio degli anni 2000 in una crisi che è quella di oggi, che è una crisi del debito pubblico. Perché gli stati nazionali basano molta parte delle loro politiche, o hanno basato troppa parte delle loro politiche nazionali, sociali, sul debito pubblico, in una misura che è diventata ad un certo punto per alcuni paesi non più solvibile. Questa crisi della non solvibilità che ha sfiorato l'Italia, che ha colpito in pieno la Grecia soprattutto, ma anche altri paesi con meno violenza, anche perché l'economia è più piccola, Irlanda, Portogallo, è una crisi, come sapete, che ha poi toccato l'euro, perché noi facciamo parte di un sistema con un'unica banca centrale emettitrice. E ha generato la crisi che voi conoscete. Ovviamente, poi passo ad enumerare, diciamo, la cronologia dei provvedimenti, la crisi del debito pubblico non è una crisi che riguarda dei conti astratti, ma
perché gli stati che hanno una sofferenza vistosa di cassa pubblica come ha avuto l'Italia non sono più in grado né di favorire le politiche sociali, né di indurre investimenti e accompagnarli, quindi né di pensare allo sviluppo né di pensare alla tenuta sociale. Noi eravamo in questa situazione che ha una cornice internazionale molto aggravata dalla inesistenza, inconsistenza e l'abilità completa nelle ultime settimane, in particolare negli ultimi mesi del governo Berlusconi, sul quale non voglio soffermarmi adesso, ma vi ricorderete, diciamo, le cose che noi stiamo dicendo adesso, che sono le cose che ha trovato il governo Monti, non erano trattate con l'urgenza con cui è stata affrontata poi dal governo Monti. Questa introduzione per dire che poi questo ha portato alla scelta del Partito Democratico e anche del PDL e del Terzo Polo, al momento della prima fiducia anche dell'Italia dei Valori, di appoggiare con il proprio voto in Parlamento un governo che avesse tre caratteristiche principali: di pensare al salvataggio dell'Italia, di pensare alla crescita dell'Italia e di pensare di nuovo all'equità in questo paese, che sono i tre messaggi che noi abbiamo mandato al governo Monti. Ci sono sostanzialmente tre principali manovre, 3/4 diciamo, che Monti ha messo in testa alla propria azione di governo nei primi mesi, nei primi 100 giorni. Il primo si chiama Salva Italia ed è la manovra del 4 dicembre, il secondo si chiama Cresci Italia ed è la manovra del 20 gennaio, il terzo è in corso, ha superato l'esame del Senato, arriva da noi alla Camera o alla fine di questa settimana o alla prossima, e liberalizzazioni e semplificazioni. Queste sono le tre manovre che il governo ha pensato di mettere in cottura e di far approvare per iniziare a risolvere una parte dei problemi italiani e anche per rispondere ai mercati internazionali e all'Europa. Vi ricorderete che la crisi di Berlusconi corrisponde circa a quella famosa lettera europea che chiedeva all'Italia alcuni impegni. Salva Italia del 4 dicembre è il primo provvedimento ed è sostanzialmente una manovra che porta 20 miliardi di euro strutturali per il triennio 2012-2014 più 10 miliardi e sono una componente strutturale di risparmio, quella dei 20 miliardi, più altri 10 miliardi a favore della crescita del sistema produttivo e del lavoro, per un totale di una correzione dei conti pubblici di 30 miliardi, che è la prima risposta che abbiamo dato ai mercati e all'Europa e che ci ha permesso anche poi di rientrare in gioco nelle scelte che l'Europa doveva fare, perché contemporaneamente al salvataggio degli stati l'Europa si trovava nella necessità in quel momento di prendere delle decisioni sia per salvare la Grecia, e cioè la necessità di erogare un credito alla Grecia che gli permettesse lì di rientrare nel terribile disavanzo dei conti pubblici, e anche di approvare insieme il finanziamento del fondo strutturale salva stati, che è quello che è stato utilizzato nel caso della Grecia, ma vorrei ricordare, perché il centrodestra tende a dimenticarselo, che è stato utilizzato anche nei mesi di autunno per il nostro paese, perché l'Europa è intervenuta a mercati molto diffidenti nei nostri confronti per comprare decine di miliardi del debito pubblico italiano, che era di difficile appetibilità sui mercati. Ovviamente, come voi capite, se c'è un compratore il tasso di pagamento si ferma o addirittura può scendere. Quali sono state sostanzialmente le manovre strutturali del primo decreto, quello Salva Italia, quello, diciamo così, che avrebbe dovuto essere, la cui parola d'ordine era il rigore dei conti? Alcune le conoscete, hanno anche manifestato dei problemi, per noi ne parleremo. Il primo elemento strutturale è stata l'azione sulle pensioni, che è il primo tassello di una manovra che il governo vuol fare, che riguarda anche il mercato del lavoro e le ammortizzazioni sociali. Su questi ultimi due punti, come sapete, è in corso un tavolo che va sotto, diciamo, il nome generico di articolo 18, anche se non si parla affatto solo di articolo 18. In quel tavolo, non so dirvi, mi auguro che ci sarà una conclusione, ma il primo tassello è stato quello delle pensioni, e diciamo il punto di svolta è quello del passaggio al metodo contributivo per il calcolo della pensione, anche per tutti coloro che vivevano di metodo retributivo. Il secondo elemento strutturale è stata una serie di modifiche sul tema del fisco. È stata anticipata rispetto alla
all'avanzamento della riforma federalista l'introduzione dell'IMU, l'imposta municipale, che sostituirà l'ICI nei comuni, e il governo, diciamo, ha in Parlamento rappresentato il fatto che l'Italia, rispetto agli altri paesi europei, ha un'incidenza sul PIL della tassazione degli immobili che è dello 0,5-0,6%, altri grandi paesi, Francia, Germania, Inghilterra, hanno un'incidenza molto maggiore, ma sostanzialmente, poi dirò come, questa manovra ha recuperato alcune delle perdite, diciamo, di entrate fiscali che c'erano state in base all'abrogazione dell'ICI, che costò, se voi vi ricordate, 4,5 miliardi, fatto dal governo di centrodestra all'inizio del mandato, mentre noi con Prodi l'avevamo abolita per le fasce basse, ma l'avevamo mantenuta per le fasce alte. E oggi, con la seconda manovra, poi il governo ha sbloccato 1 miliardo di euro per una revisione per alcune regioni del paese del patto di stabilità, perché ovviamente questa questione dell'IMU, se l'IMU fosse una tassazione che rimane tutta ai comuni, sarebbe un conto, perché riequilibrerebbe uno sbilancio dei conti che c'è stato tra Stato e comuni in questi ultimi anni. Il problema è che quest'IMU è stata calcolata soprattutto per il rientro di conti dello Stato. Terza operazione strutturale è stato un aumento di tassazione per i beni di lusso, auto di grossa cilindrata, imbarcazioni, aeromobili privati, che so che è un problema molto diffuso quello degli aerei privati, che ci tocca tutti da vicino. E è stata aumentata sia l'IVA del 21% sia quella del 10% di 2 punti percentuali, che è un altro elemento strutturale, e sono state avviate alcune manovre di contenimento della spesa, intervenendo su soppressione di agenzie, di consorsi, di enti non essenziali, e annunciando sostanzialmente, anche se poi la cosa si sta realizzando adesso e non è ancora finita proprio nella commissione dove lavoro io, nella prima, un tetto alle retribuzioni dei manager del settore pubblico, stabilito per adesso a 300.000 euro. Come avrete visto proprio nelle settimane scorse nella commissione affari costituzionali, è stato presentato l'elenco degli stipendi dei manager pubblici. Nella stessa manovra, sempre del Salva Italia, quella del dicembre, dell'inizio di dicembre, sono state approvate anche già alcune manovre, diciamo, pro crescita, la deduzione del reddito di impresa dell'IRAP per quello che riguarda la quota imponibile per le spese per il personale, e sono stati concessi aiuti fiscali per le imprese che assumono giovani e donne, si è rifinanziato un fondo di garanzia per le pubbliche, per le piccole e medie imprese, e si è iniziato ad avviare una serie di manovre anti-evasione fiscale e anti-elusione fiscale, che hanno avuto la loro spettacolarizzazione negli interventi molto visibili nei telegiornali di Cortina, di Via del Corso a Roma, a Milano, a Brera, dove sono stati, non lo so, ma che si compone anche di specifiche azioni e nuove norme, diciamo, del regime fiscale. E intanto c'è una nuova modalità di premio per la trasparenza delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi che comunicano tutti i dati completi telematicamente, per la corrispondenza con gli studi di settore, ma in particolare ricorderete che è stato di nuovo reimmesso, cosa che era stata tolta, era stata alzata a 12.500 e poi a 5.000 euro dal governo Berlusconi, è stato limitato l'uso del contante cash a 1.000 euro. E voi ricorderete che il governo Prodi avevamo cercato di metterlo a 500 euro, l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore, che si calcola però, per fortuna il governo Monti non ha scelto come precedente governo di inserire già nei conti della manovra economica come entrate sicure le entrate derivanti dal recupero fiscale, comunque che si calcola che rispetto al mercato nero, diciamo, del denaro possa arrivare una cifra vicina a 10 miliardi di euro, non so se è vero, ma poi la seconda manovra, terza manovra strutturale che riguarda la modifica del quadro fiscale è la disponibilità per il fisco di tutte le movimentazioni relative ai rapporti finanziari, quindi il fisco oggi ha, non solo in conseguenza di un'apertura di un'inchiesta della magistratura, ma in modo libero la trasparenza dei conti correnti e delle movimentazioni economiche.
c'è una imposizione penale del reato di falsa dichiarazione al fisco e vabbè, complessivamente c'è un rafforzamento dei controlli della Guardia di Finanza. Seconda manovra, 20 gennaio, Cresci Italia. Voi ricorderete peraltro, questo per dire del PD, che queste tre parole sono quelle che il PD ha chiesto al governo di mettere in campo: rigore, crescita, liberalizzazione, quindi equità, la terza. E si è la terza, la seconda manovra è quella che ha cercato appunto di verificare con delle attuazioni di nuova possibilità di concorrenza nei mercati elementi di crescita. Ci sono una serie di manovre che riguardano la liberalizzazione dell'attività economica, il minor peso della burocrazia nelle attività economiche, una manovra che riguarda i tribunali per le imprese, in maniera che le controversie nel campo societario abbiano un canale parallelo rispetto ai normali tribunali civili per sveltire il carico e il tempo di questo tipo di controversie legali. È stata costituita la società semplificata SRL per i giovani under 35, che ha una rapidità di costituzione e ha un ammontare di capitale minimo che permette con più rapidità e più velocità per i giovani di costituire nuove società. Sono stati studiati una serie di provvedimenti, quelli che si chiamano insomma di project financing, di finanza di progetto, una serie di facilitazioni per le imprese sostanzialmente e dei fondi di nuovo per poter aderire a delle forme di finanziamento agevolato per le imprese che partecipano a progetti di appalto. È stata costituita l'autorità dei trasporti, ovviamente io non nascondo, poi magari ne parleremo, non voglio parlare troppo adesso, che su ciascuno dei punti che io vi leggo ci sono state delle nostre remore, delle nostre contrarietà. Lo dico perché sto leggendovi il punto dell'autorità dei trasporti. Dall'autorità dei trasporti, secondo me colpevolmente, è stata estromessa l'attività di controllo sulle autostrade, mentre l'autorità dei trasporti ha, come nel campo dell'energia per esempio, ha il compito di verificare la validità del sistema tariffario, l'andamento dei prezzi e della concorrenza in quel mercato. Comunque è un punto significativo perché, come sapete peraltro, il mercato dei trasporti per alcuni versi si è aperto a una concorrenza, anche per esempio nel campo dove prima c'era solo le ferrovie dello Stato, e quindi un'autorità è sicuramente un elemento significativo. Sono state prese delle misure premiali, dei premi per gli enti locali che mettono a gara una determinata categoria di servizi. Terza manovra, quella sulle liberalizzazioni, che è però in corso, come vi ho detto prima, è una manovra forse più delle altre due sulle quali il PD ha avuto, diciamo, da ridire, che è una manovra caratterizzata da una troppo marcata timidezza, per usare, diciamo così, un termine più possibile gentile. C'è stato un inizio di attività liberalizzatrice del mercato delle professioni e degli ordini professionali, con delle facilitazioni per l'arrivo alla professione dei giovani, sulla questione del tirocinio e del praticantato, che i giovani possono svolgere già nella seconda parte degli studi universitari nel biennio finale. C'è stata una timida apertura sul mercato dei notai, perché voi sapete che verranno messi a concorso altri 550 posti entro il 31 dicembre. La mia personale opinione è che i notai potremmo anche, diciamo, abolirli semplicemente e far passare le pratiche che sono vittimate dai notai da uffici pubblici, e poi altri 500 posti fino al 2014. Viene incrementato il numero delle farmacie, ovviamente avete sentito parlare di questa battaglia, perché viene abbassato il quorum di popolazione previsto per un numero di farmacie e l'obiettivo del governo, proprio da vedere se saranno, perché ovviamente le manovre liberalizzatrici che dovrebbero favorire l'apertura di imprese, devono fare i conti con la situazione del mercato, perché non basta dire che ne puoi aprire di più, bisogna dire che c'è il mercato che ti richiede l'apertura. Il governo calcola nei prossimi anni di vedere l'apertura di 5.000 nuove farmacie, anche se, come forse ricorderete, non è
mutato la questione della categoria C dei farmaci, cioè si pensava che potessero passare al parafarmaco anche un'altra categoria di farmaci, favorendo, diciamo così, l'apertura di negozi che hanno caratteristiche diverse rispetto alla farmacia. È stato avviato un processo, peraltro ha sempre caratterizzato anche noi come scelta, un grande esperto Erminio Quartiani, di separazione nel campo dell'energia tra gli operatori del servizio e i proprietari delle infrastrutture, cosa che è già avvenuta in altri campi, è una determina europea, una determinazione europea, è in fondo quello che c'è già nel campo delle ferrovie, dove, come voi saprete, sta per entrare un concorrente privato delle ferrovie dello Stato. La parte infrastrutturale delle ferrovie rimane, è un sistema che è interessato alla questione dell'acqua, la separazione tra gestione e infrastrutture, con la tenuta delle infrastrutture per il settore pubblico e l'affidamento a gara, concorrenza, eccetera, della gestione, perché la teoria economica che sottostà a questa scelta di stampo europeo è che la concorrenza sulla gestione porti a una diminuzione del costo del servizio per l'utente. Nel campo dei carburanti, peraltro, purtroppo dobbiamo dire molto, non che ci sia stato effetto, anzi, la benzina è uno dei problemi significativi di questo paese, perché riguarda sia le tasche dei cittadini, senza differenza di censo, e quindi è un'ingiustizia, perché non è proporzionale come tassazione indiretta, sia il campo delle imprese e dell'industria, perché l'aumento del costo esponenziale, l'aumento del costo dei carburanti influisce su tutte le merci che circolano nel nostro paese su gomma. Quello che si è fatto nella manovra è l'apertura degli impianti di distribuzione alla fornitura libera da qualsiasi produttore o rivenditore, cioè l'apertura della monopolizzazione delle marche sulla singola rivendita, e anche l'abolizione del limite di numero dei benzinai self-service. E c'è poi tutta una serie di semplificazioni certificatorie, l'eliminazione dei duplicati, delle certificazioni mediche, cambio di residenza in tempo reale, la velocizzazione delle comunicazioni tra amministrazioni, unificazione delle date di scadenza di tutti i documenti. Vabbè, se poi vi interessa ve le leggo uno per uno, sono piccoli provvedimenti comunque significativi nel campo della certificazione. Anche nel campo delle imprese c'è un inizio di semplificazione della parte più burocratica. Nel campo del lavoro, in questa terza manovra, c'è che le competenze in materia dell'astensione anticipata dal lavoro per le lavoratrici in gravidanza sono attribuite alle ASL, non più al Ministero del Lavoro. Voi sapete che tra l'altro è in corso una battaglia per quella famosa pratica indecente della firma preventiva delle donne sulla possibilità di entrare in stato di gravidanza. Missione in bianco. Tutta una serie di provvedimenti nel campo del lavoro sempre semplificatori, ma adesso io non li leggerei tutti, sono molti. Infine io concluderei questa prima carrellata. Liberalizzazioni, è un po' difficile essere precisi perché alla Camera probabilmente ci saranno altri cambiamenti su quello che ha fatto il governo nei confronti dell'Europa. Il governo ha oggettivamente lavorato per rafforzare di nuovo la qualità politica dell'Unione Europea e le sue conseguenze sulle politiche economiche. L'Italia ha chiesto, con una lettera, come forse ricorderete, il 20 febbraio, la cosiddetta lettera per la crescita, che l'elemento della crescita sostituisca nelle prossime settimane da subito il tema del rigore dei conti, o comunque lo affianchi, e quindi che l'Europa sia impegnata, partendo dall'apertura del settore dei servizi. Sapete che adesso l'Inghilterra, la Cecoslovacchia non hanno aderito alla prima fase di questo punto, che è quello del fiscal compact, ma tutti gli altri paesi hanno aderito. Apertura del settore dei servizi, mercato unico digitale, mercato interno dell'Europa per l'energia, sono termini difficili che però caratterizzano un indirizzo, quella di una vera politica di diminuzione dei costi con l'allargamento del mercato di alcune materie specifiche. E quella
dell'euro è una battaglia, al contrario del governo precedente, della tenuta dell'euro e del suo rilancio, che il governo attualmente in carica vuole mantenere alta. E vuole anche garantire questo punto, non solo appunto con la tenuta dei conti, ma anche ammodernando il mercato europeo, perché poi l'euro risente della forza o meno del mercato europeo. Infine, io credo che sia necessario anche dare qualche dato che secondo me è significativo sulla politica che su se stesso, diciamo così, da un certo punto di vista il governo ha fatto nella spending review, nella rivisitazione dei costi di amministrazione del governo. Lo dico perché ovviamente noi, Franco e io, tutti coloro che hanno incarichi elettivi, sentono spesso l'umore dei nostri militanti, anche dei nostri dirigenti, critici verso troppa timidezza, troppa poca forza del governo. E forse delle volte noi non ci ricordiamo che cosa era fino a poche settimane fa questo paese. A parte le politiche generali, io voglio dirvi cosa è successo nei costi in 3 mesi. Allora, intanto, così, un dato tanto che per richiamarvi, il costo dell'erogazione dei servizi a cittadini e imprese da parte complessivamente di 330 miliardi di euro l'anno, la metà di questi costi è gestito dalle amministrazioni centrali, governo e ministeri. E il governo ha avviato e ha concluso una dettagliata analisi di un elemento, diciamo, primario, che sono i costi di gestione della Presidenza del Consiglio. In 3 mesi il governo ha tagliato 4 milioni di euro per i dipendenti delle strutture stabili della Presidenza del Consiglio, 12 milioni di euro per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente e dei Ministri senza portafoglio, con una riduzione di 241 unità, ci sono 4.000 persone a Palazzo Chigi. 2,3 milioni di euro per le missioni ha tagliato, 750 mila euro per esperti e consulenti, ha tagliato del 92% i costi dei voli di Stato in 3 mesi, con un risparmio in 3 mesi di 23,5 milioni e 270 mila euro nel servizio di autovetture. A proposito delle autovetture, vi concludo, poi ci sono molti altri dati da dirvi, ma questo è... Si parla molto delle auto blu, non so se avete visto, il governo ha pubblicato sul sito l'elenco dettagliato di tutte le auto blu di proprietà di amministrazioni centrali, pubbliche e locali. Lo ha fatto con un questionario inviato a tutte le amministrazioni, a cui hanno risposto il 90,8% delle amministrazioni pubbliche. Sono state censite complessivamente 64.524 autovetture, che comprendono anche le auto presunte delle amministrazioni che non hanno risposto, che sono 10.634 auto blu, cioè riservate ai vertici della pubblica amministrazione, 53.890 auto grigie, cioè destinate ad un uso di servizio. Dal 2010 c'è stata una riduzione del 10% e il governo intende proseguire di nuovo con un taglio di un altro 10%. Ci sarebbero molte altre cose da dire, ovviamente dopo Franco immagino che ci saranno delle domande e ci sono da aggiungere le cose che abbiamo fatto noi, le modifiche che abbiamo fatto noi. Noi abbiamo lavorato in particolare sul mercato sul mercato del lavoro e sulla questione delle pensioni, però io penso che già da questi primi, da questa, diciamo, disegno complessivo che ho voluto restituirvi, Salva Italia, Cresci Italia, liberalizzazioni, si sia potuto vedere che questo governo ha in pochi mesi non fatto quello che noi esattamente avremmo fatto, perché è un governo sostenuto sia dal centro-sinistra che dal centro-destra, quindi per forza di cose non poteva che stare, diciamo, nel mezzo, ma che ha salvato l'Italia da un precipizio. Lo ha salvato facendo pagare questo salvataggio sempre sulle spalle di chi doveva? No, non sempre. C'è stata timidezza verso i grandi patrimoni, c'è stata timidezza verso gli stipendi più alti, non è ancora finita la battaglia sul taglio di spese impressionanti che ci sono nel campo dei grandi manager, dei grandi commis dello Stato, ma si è avviato un cambiamento in questo Paese. Ovviamente non lo dico solo io, lo dicono anche
i sondaggi di qualsiasi fonte, c'è avviato un cambiamento, è stato avviato un cambiamento che non è solo di stile della persona, perché Monti porta il Loden, ma perché a me pare che con difetti, con correzioni che vanno sicuramente fatte, sia vero che il governo ha mantenuto fede alle parole che noi avevamo chiesto: rigore nei conti, ragionare sulla crescita per produrre lavoro, equità e quindi liberalizzazione e semplificazione dei mercati per permettere ad ognuno di avere più accesso alla rinascita di questo paese. Ti ringrazio.